buongiorno a tutti, ci troviamo qui nella città di Fiuggi, con questo bellissimo spettacolo alle nostre spalle. E siamo qui con Franco Paris, rappresentante della città di Fiuggi. Franco, buongiorno. Buongiorno a tutti. Dici qualcosa sull'economia del turismo qui a Fiuggi, come sta andando, diciamo? Prima di parlare del turismo locale vorrei parlare del turismo generale, nazionale e anche internazionale. Come ben sapete che c'è ancora una parte della crisi negli ultimi 5-6 anni sul turismo, sia quello termale che quello artistico e quello balneare. Ma grazie alle politiche nazionali e quelle internazionali e europee, proprio in questi giorni si è concluso il convegno all'Expo di Milano con tutti i ministri delle varie nazioni, proprio per parlare del turismo a livello nazionale e internazionale, delle bellezze che noi abbiamo qua in Italia. E questo porterà senz'altro, torneremo nell'economia di una volta sul turismo. Per quanto riguarda il turismo locale, voglio dire, come già sanno pure i concittadini di Fiuggi, negli ultimi 20 anni c'è stata una crisi ulteriore a quella generale, proprio perché c'è stato un criterio di politiche, non dico sbagliate, però ognuno la vedeva in modo suo. Però grazie a questa amministrazione attuale, da 5 anni a sta parte, e compreso che adesso in quest'anno, si sta riprendendo grazie anche al Consiglio dei Giovani, che proprio giorni fa nel centro storico l'altra notte è stato fatto un evento dove c'è stata molta partecipazione sia dei giovani, dove c'è stato enogastronomia, c'è stato teatro, c'è stato cinema, e questo è quello che chiede la gente, oltre alle bellezze naturali che noi abbiamo. Come potete vedere, c'è il comune, abbiamo il teatro comunale, abbiamo le bellezze naturali e i boschi, abbiamo l'acqua, che è la fonte principale della nostra economia. Che posso dire? Venite a Fiuggi, perché a Fiuggi si sta bene, perché Fiuggi è benessere, perché Fiuggi è una città di salute. Proprio in questi giorni, da quasi un mese, il Comune di Fiuggi con la società Acque Terme di Fiuggi, in cui io ringrazio particolarmente, mi hanno chiesto di proporre qualche evento giù alle fonti. Diciamo che con Ballo Italia, ancora rappresentato da Alex Sicilli, abbiamo e stiamo ancora organizzando Bailando con noi. È un evento bellissimo, un bellissimo spettacolo dove c'è musica, c'è liscio, ci sono balli di gruppo e c'è un ballo che è Natu Samba, cioè natura e samba e ballo, proprio nel contesto delle fonti. Facciamo la mattina nella fonte Bonifacio VIII, la mattina giù al fungo e il pomeriggio sopra al boschetto del bar Natura. È un bellissimo evento, sta avendo molto successo, la gente e gli ospiti. Facciamo divertire gli ospiti, li coinvolgiamo a ballare e si divertono. Fiuggi dovrà ritornare ai splendori di una volta. Fiuggi, benessere, divertimento e salute. Diciamo, Franco, che già è tornato, perché io sono 3 anni che vengo qui di seguito con i miei spettacoli e ho visto che Fiuggi in 3 anni ad oggi sta crescendo molto il turismo. Questo è un segnale positivo. E andrà sempre più su, perché ogni anno aumentano le persone che vengono. Dunque ritorniamo, diciamo, negli anni 60-70. Senz'altro, perché con questa amministrazione, con la società Acque Terme Fiuggi, con le associazioni di volontariato, con il Consiglio dei Giovani, sono sicuro che Fiuggi ritornerà ai splendori di una volta e forse anche di più. Va bene, allora un saluto da Fiuggi, da Alex Sicilli e Franco Paris. Ciao ciao.